Ciao bambini! Abbiamo giocato a costruire il sipario, l'arlecchino, le quinte e il fondale del teatro. Abbiamo rappresentato sulle quinte e sul fondale le nostre case, fuori e dentro. Dentro, dove avete passato tanto tempo. Anche giocando a fare gli artisti, suonando, cantando, ballando, recitando e facendo ridere e piangere. Anche io ed Eloisa abbiamo giocato a farli. Volete vedere come? Consiste nel recuperare tutto quello che serve per realizzare il vostro teatro. Scatoloni di cartone avana che troverete nei supermercati, abbastanza sottile perché dovrete tagliarlo con le forbici. Cartoncini colorati nero, bianco e rosso, abbastanza grandi. Almeno di 42 x 32 centimetri. E fettucce di cotone. Se non le trovate, potete sempre utilizzare delle vecchie magliette e tagliarle a striscioline, come queste. Spago, colla vinilica, pennelli, uno grande e uno un po' più piccino, una matita, una forbice. Un taglierino che useranno solo i grandi che vi aiuteranno per tagliare il cartone se non ci riuscite. E una Fabuchi, si trova in cartoleria. Ultimo, una stecca per tracciare delle linee diritte. Dopo aver giocato a fare gli artisti in carne ed ossa, ora giochiamo a farli di cartone e di cartoncino. Oh, mi è sembrato di vedere un gatto. Vorrebbe lavorare anche lei. Lei si chiama Pizzi. Prendiamo sempre la nostra scatola aperta. Io avevo trovato una scatoletta piccolina col cartoncino sempre sottile. L'ho aperta ed eccola qui. Che cosa dobbiamo disegnare su questa scatola? Dobbiamo disegnare la sagoma dei nostri artisti. Come si fa? Allora, per fare la sagoma bisogna preparare un triangolo che abbia la base di 8 centimetri. E l'altezza di 11. Vi fate aiutare dal papà o dalla mamma che conosce bene la geometria. E poi bisogna fare un cerchio del diametro di centimetri 4,5 circa. Potrebbe andare benissimo anche un rotolino di scotch. È grande circa uguale.
ma se avete il compasso fate una cosa più precisa. Preparati questi due, queste due forme geometriche, si mettono una sopra l'altra in modo di coprire la puntina ed ecco fatta la sagoma del nostro artista. Questi li accantoniamo, poi ci potrà servire questo cerchietto. Prendiamo la matita e disegniamo la sagoma. Abbiamo tanti tipi di artisti, quindi più sagome fate, più artisti verranno fuori. La cantante lirica, il direttore d'orchestra, l'attore, la ballerina, una o due, i pagliacci, e credo di non aver dimenticato nessuno. Qua me ne stanno due, qui ne faccio altri due, e io mi fermo, ma voi chi più ne ha più ne metta. Poi prendiamo sempre la nostra forbice e cominciamo a tagliare. Le sagome le ho tagliate nel cartoncino. Adesso bisogna prendere i cartoncini colorati, sempre bianco, rosso e nero, i colori che abbiamo sempre usato per costruire il nostro teatro. Cominciamo dal bianco. Prendo la sagoma di un personaggino che abbiamo ritagliato e la riporto sul cartoncino bianco. Questa qua bianca sarà la ballerina, che sarà tutta bianca. Per ogni artista dobbiamo ritagliare, disegnare e ritagliare due sagome colorate uguali a quelle di cartoncino Havana. Ne attaccheremo una davanti e ne attaccheremo una dietro a fare il dietro del nostro artista. Allora, una sarà una ballerina, uno sarà il clown bianco e quindi altri due. E via. Poi nel cartoncino bianco taglieremo un po' di striscette, come al solito, per decorare i vestiti. In qualche modo le useremo, cioè le prepariamo già pronte. Così. Poi taglieremo anche dei cerchietti. Allora, questo è il cerchio che abbiamo usato per la testa del nostro artista. Ne disegniamo il contorno. Questi ci serviranno per fare le facce, quando la base dell'artista sarà colorata o nera o bianca. Le disegniamo un po' e poi le ritaglieremo un poco più piccole. Per cui cosa faccio? Disegno un tratteggio all'interno per ricordarmi che devo tagliare un po' all'interno. Di bianco ci servirà anche il tutù della ballerina, quindi io ci serve un cerchio un po' grande, perché il tutù deve uscire dal corpo. Io ho usato un rotolo di scotch grande, oppure potete prendere una tazza, comunque
un tondo che ci vada bene. Traccio qui. E poi ci serviranno anche altre cose, ma le taglieremo al momento. Oh, mi è sembrato di nuovo di vedere un gatto. No, mi è solo sembrato. Pigliamo il cartoncino rosso e facciamo esattamente la stessa cosa. Il rosso ci servirà per la base del vestito della cantante lirica, davanti e dietro. E anche per il clown rosso. Tagliamo sempre, disegniamo sempre anche un po' di striscette. Disegniamo sempre un po' di cerchietti della testa che ci possono servire per fare delle capigliature rosse. Non so, dopo vedremo, intanto noi le prepariamo. Due. A posto così, e lo stesso facciamo con il nero. Le basi nere ci serviranno per il vestito del direttore d'orchestra, davanti e dietro, e anche per l'attore, quando è vestito in maniera seria, che deve recitare dei drammi o delle cose piuttosto seriose. Sempre le striscette. E sempre dei cerchi che ci possono servire per i capelli della ballerina, per esempio, che è tutta bianca ma ha i capelli neri. Ok. Poi prendiamo la forbice e cominciamo a tagliare. Trova l'intruso. Ecco fatto, abbiamo ritagliato tutto, le sagome degli artisti, le strisce, i cerchi,
cerchietti più piccoli che poi vi spiegherò come ho fatto, e partiamo con costruire i personaggi, gli artisti vestiti di nero, il direttore d'orchestra e l'attore. Partiamo dall'attore, che è quello più facile e più semplice di tutti, così capite come si fa. Allora, prendo una mi è sembrato di vedere un gatto di nuovo. Voi lo vedete? No. Allora sono io che vedo strane cose, oltre agli artisti. Pigliamo sempre la colla Vinavil su un foglio bianco, così non sporcate, mi raccomando, i pennelli, e mettiamo la colla sulla base di cartoncino. Prima da una parte, dove incolliamo la sagoma nera, che è esattamente della stessa misura. Una, e poi dall'altra parte. Benissimo, non vi preoccupate se sporca, perché la Vinavil poi diventa trasparente. Ma adesso l'attore è tutto nero, quindi dovremo attaccargli un cerchio bianco a fare la faccia. In questo caso è proprio della dimensione esatta, se lo volete fare un po' pelatino come il mio, ma se gli volete fare una capigliatura diversa siete liberi. Incollo. Dopodiché, mi è sembrato di vedere delle zampe di gatto, ma forse mi sbaglio. Chissà se si farà vedere tutto intero questo gattino. Per fare gli occhietti, allora, come ho fatto? Io ho già preparato dei cerchiettini neri che ho fatto con la Fabuki, quella che ci servirà anche per fare i buchi delle gambe, che faccio subito. Uno di qua e uno di qua, e i buchi per le braccia, uno di qua e uno di qua. Ok, in questo modo posso preparare anche già tutti gli occhietti. Li prendo con un pennellino piccolino. Poi faccio anche una bocca un po' rotonda che sta declamando qualche cosa. No il naso, perché il naso rosso non ce l'hanno gli artisti, quello lì ce l'hanno i pagliacci. Attimo, questa colla. Eccola qui. La bocca. Poi posso fargli un po' di capelli. Prendo questi due cerchietti. E ne taglio due a fare i ciuffettini, in parte, perché un pochino di capelli ce l'ha, dai. Uno. Ovviamente non mi stancherò mai di dirlo, voi poi siete liberi di farlo come più vi pare e piace, liberate la vostra fantasia. Fatto, adesso dobbiamo mettergli le braccia e le gambe. Vi ricordate, nel gioco del trovarove vi avevo detto di cercare della fettuccia di cotone o di ritagliare delle striscette di una maglietta, in questo caso nera. Devo infilarle
sì che vengano fuori delle gambe. Una, posso farle lunghe, posso lasciamole un po' lunghe, poi sei sempre in tempo ad accorciare. Tagliamo un pezzo un po' lunghetto. Vedete, lo faccio passare dietro, lo rinfilo in modo che le due gambe sono tutte un pezzo. Ed eccole qua. Lo stesso faccio con le braccia. Infilo una, dietro rimane tutto intero e infilo l'altra. Benissimo. Queste gambe sono un po' troppo lunghe. Cosa faccio? Faccio un nodo a segnare i piedi, le scarpe, in modo che proprio non stia dritto dritto come un disegnino. E uno, due. Queste sono delle scarpe un po' da pagliaccio, eh? Quindi le accorciamo. E anche le braccia. Facciamo un altro fiocchetto a fare le manine. Ecco, se poi io questo qua stacco le braccia dritte perché ho infilato all'interno della fettuccia un filo di ferro. Se volete potete farlo, se no non importa. Eccolo qua. Cosa gli manca però? La sciarpa a tutti gli artisti che... Sì, tutti, non gli artisti, scusate, gli attori hanno una sciarpa. Anche voi avete una sciarpa, quindi siete anche voi degli attori. La facciamo a righe. Sempre un'altra fettuccia, ma può essere anche benissimo di un altro colore. La giriamo qua intorno al collo. Ed ecco fatto il vostro attore. Non ho attaccato lo spago per appenderlo, quindi lo facciamo adesso. Si prende un pezzo di spago lungo un 60 centimetri circa, lo si piega a metà e lo si incolla dietro. Lo incollo e poi ricopro, vedete, è pelatino anche dietro l'attore, per cui taglio un cerchietto, metto la colla e copro lo spago. Ecco fatto il primo personaggio. Adesso vi faccio vedere come si può fare il direttore d'orchestra. È molto simile. Ho già preparato la base con il cartoncino nero. Allora, posso anche accorciare il corpo del nostro artista. Questa lunghezza qui andrà anche molto bene per le signore con i vestiti lunghi o per i pagliacci con le maglie lunghe, ma per un direttore d'orchestra che ha una giacchetta posso tranquillamente un po' accorciare. Accorcio e poi che cosa il direttore d'orchestra? La faccia si fa sempre nello stesso modo. Si mette un cerchietto bianco, una bocca rossa, gli occhietti. Si può fare lo sparato della camicia. Si prende un pezzo di carta bianca, la si incolla, poi ci possiamo attaccare i bottoncini, quanti volete. Uno, due. Facciamo sempre i buchi per le braccia,
per le gambe, i capelli, come vogliamo, e nelle braccia cosa ho fatto? Io ho attaccato uno stuzzicadente. Quando ho fatto il nodo per la manina, ho infilato dentro lo stuzzicadente. Capito tutto? Come facciamo i nostri personaggi neri? Bene. Adesso vi faccio vedere come fare le ballerine. Io ne farò una sola perché sono uguali. Ho già preparato la base bianca con il cordino. Si fanno sempre i soliti buchi. Velocissimamente. 1, 2. Bisogna fare il tutù. Allora, avevamo preparato un cerchio grande, lo tagliamo a metà, accorciamo il corpo della ballerina perché devono stare fuori le gambe, quindi l'accorciamo di un bel po', incolliamo il tutù, così, da una parte, e lo stesso poi farete dall'altra. Poi potete fargli le cappe, abbellirlo come volete. Bisogna fare ovviamente i buchi sempre per le gambe, sempre con la nostra fabuchi. Allora, facciamolo solo con noi. Qui passerà la fettuccia bianca, come abbiamo fatto prima. Faccio velocissimamente per farvi vedere un trucchetto delle gambe. Queste sono le gambe della ballerina. Facciamo sempre il piede con la scarpa da punta che la fa stare bene in alto. L'altra gambetta cosa facciamo? Beh, intanto la annodiamo all'altra in modo che sembra che faccia un plié. Ecco. Poi mettiamo le braccia. Beh, mettiamole. Se farete due ballerine, basta semplicemente che una l'annodate col braccio dell'altra. Cosa facciamo? Questa ha una capigliatura un po' particolare, per cui come si fa per fare il tupè? Prendo un cerchio nero, lo metto qua, l'altro lo metto dietro. Prendo una faccina bianca, perché così non può avere la faccia bianca, la faccia nera, la ballerina. Ecco, metto qua la faccia bianca, attacco il cocon, non so, ci sono tanti modi per essere chiamato. Poi, occhietti, nasetto, e la ballerina è fatta. Le sposto e vi faccio vedere come fare la cantante lirica. Ecco, la cantante lirica è una bella signora rubiconda. Non sono tutte così, io l'ho fatta così, per cui prendo una base rossa. E cosa ho fatto a questa base? Sempre i buchi per le gambe, ho decorato il vestito con varie striscette colorate, bianche, nere, li sbizzarritevi voi come più vi pare piace. Ho messo una faccetta bianca e poi gli ho fatto tutta una capigliatura nera intorno, attaccando tanti cerchi rossi, bianchi. Decidete un po' voi, sapete, hanno tutti questi capelli molto cotonati un po'.
come ho giocato a fare io, se mi avete vista, e le metto due belle guanciottine, anche rosse, perché cantare affatica e ci si riscalda. Due occhietti. Aiuto. Uno. E uno, due. La bocca, perché canta, quindi la bocca a cerchietto, perché sta uscendo l'aria. Poi le posso fare, perché no, una bella collana di perle. Metto tante pallottoline bianche, una vicino all'altra, insomma, come volete. E qui sono le indicazioni per la cantante lirica e ci restano i nostri due pagliacci. Il pagliaccio bianco e il pagliaccio rosso. Il sistema è sempre quello. Fare i buchi per le gambe e per le braccia. Decorare il vestito, il clown rosso è il clown, quello che fa più ridere, quello che è un po' più birichino. Di solito hanno le magliette a strisce. E che cosa si fa? Si attaccano tutte le varie striscioline per fare la maglietta. Adesso io lo accenno, poi voi lo farete bene. Si fa un fiocchettino, si mette sempre la faccina dove si metterà un bel... Mi devo aiutare con la forbice. Si metterà un bel nasone rosso. Si metteranno degli occhietti che si possono fare a crocetta. Con una striscettina nera, piccola piccola. Oh, ho saltato via, lo rischiamo. Uno. E uno, due. E lo stesso dall'altra parte. Poi le guanciottine. E si infilano sempre le nostre fettucce a fare braccia e gambe. Braccia lunghe. Con gambe corte, come volete, potete annodarle tra di loro per far sì che stia a braccia concerto, un po' rabbiosetto. E questo è il clown rosso. Poi c'è il clown bianco, che è quello più serioso, è un po' il papà del clown rosso. È anche un poco più triste, infatti lui comunque non ha il naso rosso, non ha le guancette rosse, ha gli occhiettini e il nasino nero, qualche volta anche una lacrimuccia. L'espressione un po' triste. Un'altra peculiarità del clown bianco è il cappello un po' a punta. Io ne avevo preparato uno, e i capelli rossi. Per cui come facciamo? Mettiamo sempre un cerchio rosso, poi mettiamo la faccina bianca e così viene intorno questa fascia rossa. Poi possiamo mettere dietro un cappellino, lo attacchiamo, mettiamo gli occhietti, le braccia e le gambe del tessuto che volete voi. Potete fargli anche una collarina nera. Insomma, la tecnica è sempre un po' quella, cambiano solo le decorazioni. Bene, a questo punto abbiamo fatto tutti gli artisti, abbiamo fatto tutto il teatro e il nostro lavoro è terminato. Quindi non faccio altro che salutarvi e ricordarvi di mandarci le foto dei vostri lavori, soprattutto adesso che avete fatto anche tutti gli artisti. Mi raccomando, mandate le foto a iscrizioni@teatroudine.it. Vi saluta tantissimo anche Eloisa, che sta riprendendo, lei sta facendo la regista, molto brava. E volevo anche presentarvi il gatto che prima è passato, ha fatto vedere un po' di coda, un po' di zampa, però adesso se n'è andato, magari torna. Ciao a tutti!